amici, amici appassionati della pallanuoto, ben trovati con le immagini che arrivano in diretta dalla Vitale di Salerno. Inizia il nuovo campionato, un benvenuto da Ettore Miraglia e Francesco Bostiglione. Sul sipario dunque per questa bellissima avventura, come sempre la seguiremo ogni sabato per raccontarvi il meglio della nostra pallanuoto. Iniziamo subito facendovi vedere le interviste che abbiamo realizzato con i due tecnici alla vigilia di questa interessante partita tra Trieste ospite e Salerno che gioca in casa. Allora sentiamo gli allenatori e poi di nuovo insieme. Allora eccoci con Daniele Bettini, via di una nuova stagione. Daniele, questa è la cosa più bella in assoluto, si ritorna a giocare campionato vecchia maniera col format classico, cosa che ti piace o magari ti era piaciuta qualche innovazione dell'anno scorso? No, assolutamente, a me piace tutti contro tutti, è la formula che è più sincera e alla fine del campionato si vede chi veramente ha meritato e chi no. L'anno scorso tra l'altro voi in regular season fantastici con il terzo posto, poi siete scalati di uno se vogliamo con i playoff, però avete fatto qualcosa di eccezionale perché Trieste mai era arrivata a questi livelli. Qual è l'ambizione di questa stagione, Daniele? Beh, l'anno scorso è stato un anno pazzesco, abbiamo fatto un campionato eccellente per tutto l'arco dell'anno. L'ambizione di quest'anno è fare meglio, come sempre, fare meglio, provare a migliorarsi. Abbiamo mantenuto la rosa completamente invariata, se non con uno o due innesti, non cessioni, quindi sono contento e il nostro obiettivo è sicuramente quello di provarci fino alla fine. Tra l'altro avete già iniziato bene con l'esordio anche in Europa per Trieste, che è un altro passo storico ma molto importante, permettimelo di dire, di farti complimenti a te e alla tua società. Continua questa crescita, intanto continua anche la crescita del nostro campionato, perché è salito di livello, è una mia impressione o sbaglio? No, anzi, è salito di livello vertiginosamente, lasciando perdere Recco e Brescia che sono sempre un paio di gradini più alto delle altre, ci sono veramente 8 squadre che possono giocarsi tutte le partite con chiunque e non credo che ci siano Cenerentole quest'anno, non ne ho vista neanche una, perché le neopromosse si sono rinforzate, hanno già il Bologna ha già fatto una buona partita col Savona, quindi tutte le partite penso che saranno da giocare fino all'ultimo secondo. L'ultima cosa che ti chiedo, sarete più stanchi oppure, parlo per la vostra esperienza, avete già giocato 7 partite se non sbaglio tra Coppa Italia e il preliminare di Coppa, siete più stanchi oppure in carreggiata? Abbiamo fatto tante partite, ci sono pro e contro ovviamente, però siamo troppo motivati per essere stanchi, quindi siamo sul pezzo e stiamo bene. Va bene, allora in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. Matteo Citro inizia il campionato, quarta stagione consecutiva in Serie A, Salerno poi festeggia anche il centenario, festeggiato, quindi insomma una stagione molto importante quella che inizia. Com'è cambiata la tua squadra? Perché voi avete cambiato molti nell'organico. Sì, quest'estate abbiamo praticamente rivoluzionato la squadra cercando di attenerci senza sforare il budget degli anni scorsi, ma un piccolo sforzo che ha fatto il presidente. È presto per parlare di obiettivi, siamo una squadra nuova che ha bisogno di tempo per lavorare e per diventare squadra. Poi vedremo durante l'arco del campionato se le scelte che sono state fatte in estate sono state in meglio o in peggio. Sicuramente dobbiamo avere grande ambizione e dobbiamo provare a crescere e a riuscire a dar fastidio alle squadre che negli anni precedenti ci hanno preceduto. Un campionato, lo dicevamo anche con Bettini, che è salito di livello soprattutto nella fascia che vi riguarda, insomma quella alle spalle di Brescia Recco, è difficile fare pronostici e puntate a inserirvi anche voi, immagino a questo punto. Qual è la caratteristica della tua squadra secondo te quest'anno? Cioè qual è la caratteristica che vorresti che avesse la tua squadra? Guarda, io mi auguro che noi negli anni scorsi abbiamo avuto degli alti importanti anche durante le partite, alternati a dei momenti di crollo. Ho chiesto proprio ai ragazzi più esperti che sono arrivati di riuscire ad avere questa continuità nel gioco, nel rimanere 4 tempi in partita, che poi nelle partite tirate, come si preannunciano molte di quelle di quest'anno, questo aspetto può fare la differenza, cioè questa capacità di rimanere nella partita per tutti e 4 i tempi. A cominciare da oggi, che partita possiamo aspettarci oggi? Loro sono più rodati di voi sicuramente, magari un pochino più stanchi, non lo so. Può essere un vantaggio o uno svantaggio questo?
Guarda, sicuramente loro non hanno cambiato nulla, sono stati la rivelazione dello scorso anno, hanno aggiunto un giocatore importante come Peppe Valentino, probabilmente sono la terza o quarta forza del torneo sulla carta. Questo sicuramente in questa fase del campionato per loro è un vantaggio, hanno giocato la Coppa e quindi hanno avuto più partite, più occasioni di noi per giocare, ma sicuramente giochiamo in casa e daremo il massimo per chi ha il più problemi possibile. Perfetto, grazie, in bocca al lupo e buon lavoro Matteo. Prego, allora abbiamo sentito le parole dei due tecnici alla vigilia del match appena registrate. Francesco, hai sentito anche tanti temi interessanti con la formula del campionato e anche il valore di questo campionato. Beh, diciamo che hanno fatto una bella presentazione loro, chi meglio appunto dei protagonisti, degli allenatori, dei tecnici a presentare questa sfida che è appena iniziata qui alla Simone Vitale. E allora via davvero al campionato, questo è l'ultimo match della prima giornata. Salerno recupera il primo pallone nonostante lo scatto fosse stato vinto da Mladosic, ma poi il controllo è stato invece per Salerno, che dunque opererà in attacco in questa prima azione. Ne ha acquisto Valentino Gallo, il mancino con il pallone, uno degli esperti che è venuto a dare grande peso alla formazione salernitana. Arriva dalla Ortigia di Siracusa, la palla a Esposito, ancora esterno per Parrilli, le sue finte, poi dà una buona palla al centro dove Zeno Bertoli, altro acquisto di peso, tra l'altro napoletano, quindi un po' passato insomma in una squadra sempre campana, si è riavvicinato a casa. Bertoli guadagna la prima superiorità numerica con Valentino Gallo, Parrilli, poi la palla sull'esterno, ritorna Valentino Gallo, palla in acqua, quindi non buono il passaggio, ma il braccio di Valentino è sempre un braccio pesante. E già vengono fuori quelli che sono gli elementi di spicco della campagna acquisti del Salerno. Bertoli che guadagna l'espulsione sui due metri e la finalizzazione sull'assist di Barroso di Valentino Gallo, quindi ulteriori appunto acquisti estivi di un Salerno che è stato, come diceva lo stesso Matteo Citro, discretamente rivoluzionato e trova già buona compattezza in questa prima azione di superiorità numerica in gol per la squadra di casa. Ho posto il discorso per Trieste, che ha confermato in blocco la rosa dell'anno scorso aggiungendogli Beppe Valentino, altro giocatore di scuola napoletana, e poi il secondo portiere Chiara. Vediamo questa prima azione con il gol di mezza roba da fuori, ha fulminato Gabriele Vassallo, il neo portiere della formazione di Salerno, anche lui uno dei cinque acquisti, arriva da Anzi. I giovani giocatori dello scorso anno, tra cui Mezzaroba è uno di questi, che hanno fatto un signor campionato, adesso devono non solo confermarsi ma mettere quel qualcosa in più, e lo fa proprio Mezzaroba subito nel dare il pareggio con questa bella conclusione dietro al braccio del difensore, dove Vassallo non può assolutamente arrivare. Gol anche un peso specifico perché viene effettuato in parità numerica. È andato Bini in fase di marcatura, allora se lo porta fuori Michele Luongo, va dentro ma commette fallo in ingresso. Esposito è andato proprio addosso al difensore, un fallo di sfondamento. Attenzione al contropiede con Mladosic, 1-0, fa tutto a dovere, avete visto la conclusione, ha rischiato un pochino angolando fin troppo, però il controllo e poi soprattutto girarsi con la testa a vedere che vantaggio ha rispetto al difensore. Eccolo qui il movimento e poi il gol. Blocca leggermente il polso e la conclusione, poi accelera. Nulla da fare per Vassallo in questa conclusione a tu per tu, seppur il portiere proprio salernitano è molto bravo da distanza ravvicinata, ma qui è a monte l'errore della formazione salernitana, ovvero il fallo in attacco su un'entrata, un verticale che porta subito in 1-0 Mladosic. C'è Miles Tomasic al centro per Salerno, calottina numero 7. Zeno Bertoli in fase di regia invece si è messo in marcatura, lo scambio con Gallo, poi dall'altra parte per Luongo, la parata di Oliva molto attento sul suo palo, d'altronde c'era poco angolo per Luongo, veterano capitano di Salerno. Bertoli sulla zona M operata da Daniele Bettini, gli esterni vedete hanno spazio, Bertoli in particolare, poi la palla che va a Barroso che era carico di gambe e chiamava questo pallone col labiale al suo compagno che l'aveva visto perfettamente. Ottima l'organizzazione dell'attacco alla M. Ha una caratteristica davvero incredibile Barroso ed è l'accelerazione, la fa vedere adesso come viene ad assorbire un passaggio anche morbido, non così veloce del compagno, ma lui è bravo nell'andare incontro e subito liberarsi della sfera
prendendo sul tempo l'incolpevole Oliva. Barroso, spagnolo, quest'anno tra l'altro lo abbiamo incontrato spesso, tra l'altro è stato inserito nella nazionale, è rientrato nel gruppo stabilmente della nazionale, la nazionale che ha vinto la medaglia ai campionati europei. Tanto palla al centro, c'è l'ottima uscita sul tempo di Vassallo, aiutato dai compagni, recupera la palla Salerno. Siamo 2-2, partita molto vivace alla Simone Vitale di Salerno, questa prima di campionato per la Rallinante Salerno che ospita Pallanuoto Trieste. L'anno scorso davvero la mina vagante del campionato, qui Tomasic si gira ma è scavalcamento fischiato dall'arbitro Stefano Scappini, giustamente ha trattenuto il difensore per girargli praticamente sopra, poi fischiato il fallo. Giacomo Bini, fiorentino di Bagno Ripoli, la seconda stagione, palla dentro, guadagna la prima espulsione di questo campionato anche Trieste. La palla è a Bini che spara la bomba subito senza neanche andare a posizionarsi in 4-2. Gli attaccanti di Bettini scelgono la soluzione veloce, Bini segna. La qualità di Naba, il giapponese che capisce subito, avendo spazio, di poter attaccare e servire un pallone perfetto al centro. Bego che prende l'espulsione e poi lo stesso Naba a venire incontro al pallone e dare subito la sfera, guardando il vantaggio di Bini sulle 2 metri, che tira prendendo in controtempo Vassallo che copre l'angolo corto, invece la diagonale è vincente, torna in vantaggio Trieste. Partita molto aperta con gli attacchi molto precisi, perché un solo tiro è stato parato, quello di Luongo, gli altri sono tutti andati in fondo al sacco. 3-2 dunque per Trieste. Fatto bene a segnalare la presenza sempre importante e precisa di Inaba, calottina scura numero 10, giocatore sempre da seguire con grande attenzione per le sue doti, straordinario nuotatore e pallanuotista. L'attacco di Salerno, dialogano bene sugli esterni, Barroso in posizione centrale, zona M con l'attacco, si muovono da due parti per creare un diversivo che però non ottiene il risultato voluto, con una conclusione provata da Siani, ancora una volta molto decentrato, Oliva attentissimo ancora una volta su quel palo, recupera la palla Trieste, Ray Petroni il capitano porta avanti i suoi 38 anni, la palla è lunga, la piscina di Salerno è un po' più stretta di altre vasche, forse anche questo incide. Contropiede di Salerno con Barroso che ha visto che allo spazio per andare avanti, chiuso molto bene da Inaba e poi la palla però data al centro a Esposito che ha scalato male, la difesa di Trieste ha lasciato libero il giocatore più pericoloso, centrale davanti alla porta, gol 3-3. Era andata quasi a chiudere Trieste nel momento in cui però qui è Petronio che va per andare verso Barroso, non vedendo che invece era già arrivato su di lui Bini, e quindi lascia il tempo ad Esposito che a rimorchio arriva, giustamente si ferma perché diversamente sarebbe andato addosso lui in bocca al difensore, quindi arresta la sua nuotata, riceve e realizza il pareggio. Partita, come dicevi tu, non solo vivace ma direi anche ricca di spunti tecnici in questi primi 8 minuti. Ray Petronio, poi la palla sull'esterno, mezza roba che prova la colomba, ben giocata, ma scusate, la palla che va di Naba, va a cocciare sulla traversa, non riesce a ottenere il risultato voluto. 3-3 quando siamo oltre il giro di boa del primo tempo, c'è Bini in marcatura di Luongo senza fallo, è un pressing qua su Valentino Gallo, invece Andrea Razzi affonda, il fallo e lo pesca, attenzione al movimento di apertura ottimo da parte di Esposito che qua procura il gol al compagno, apre una autostrada per Gianmaria Siani che quasi incredulo avanza e trafigge sul primo palo Oliva. Ma come correttamente evidenziavi tu, la differenza la fa dalla posizione 1 l'entrata di Esposito e anche Inaba che ha seguito lì, non, nella zona M non bisogna muoversi nelle posizioni, non bisogna muovere le pedine che disegnano proprio la linea, diciamo che unita disegna la lettera M, bisogna soltanto accompagnare, bisogna scalare e poi ritornare. Nell'entrare e poi ritornare, invece
seguendo Inaba, lascia, come dicevi tu, una vera e propria autostrada a Siani, che ringrazia in due gol consecutivi per Salerno, per il vantaggio dei padroni di casa. Esposito e Siani. Siani adesso è in marcatura, un altro ritorno a Salerno, quello di Siani, cresciuto a Salerno, poi ha girato un po'. Arriva D'Anzio, controfallo al centro, il fallo è di Bego e quindi palla recuperata da Rarinante Salerno con il suo capitano Michele Luongo, il 35enne, nato a Genova ma ormai salernitano ben più di adozione. Siani prova un movimento, adesso Luongo ha spazio, lui è un ottimo tiratore, qua si salva in qualche modo. Oliva tocca, la palla va sul palo e poi la recupera. Sì, la parata determinante la andiamo a rivedere, eccola qui, con l'avambraccio. Sì, il tiro era più centrale di quello che mi sembrava a prima vista. Però è determinante, sarebbe finita in porta. E ora Trieste che prova ad allungarsi con Razzi, che tante finte concesse, poi un tiro centrale con Vassallo che si esalta. Allora, sono partite davvero a sprombattuto queste due squadre, non credo che potranno davvero reggere questo ritmo, vero? Incredibile. Fino alla siamo fine, prima di campionato. Da poco abbiamo poco superato i 6 minuti di gioco, 6 minuti e 15, ne manca 1,45 al termine. Lo dico anche perché il tiro di Razzi è il classico della fatica, anche perché tante finte e poi tiro centralissimo. Attenzione, lo chiamano al tiro i compagni, era Carlos Sanchez perché era libero in posizione 4, quindi ottima per un tiratore. Oliva si rifugia in tiro d'angolo e Salerno ha altri 20 preziosissimi secondi di possesso a 1,34 dalla fine del primo tempo. Movimento 1-2 tra Siani e Gallo, che va a prendere posizione più centrale, eccolo qua il mancino subito servito. Può cercare la palla al centro, no, va sull'esterno dove c'è Gallozzi, poi Luongo, M ancora per Bettini, ancora l'attraversamento da 1 verso 5. Però e questa volta però, eccola qua, subito le indicazioni di Bettini, avete visto come Bego accompagna leggermente, poi lascia il giocatore che stava entrando e viene ovviamente in posizione 1 e recupera proprio lui stesso il pallone. Eh sì, è chiuso la strada questa volta, passaggio a livello, chiuso. Trieste prova davanti con Mladosic che va a spingersi, una situazione un po' pericolosa, non viene premiato dagli arbitri, no, perché Gallozzi fa un ottimo movimento con il braccio sinistro, va a toccare il pallone, ora c'è un piccolo vantaggio, un 4-3, vediamo se Gallo va a concludere e realizza. Sì, qua molto bravo Luongo che fino all'ultimo ha tenuto la palla in mano, si è fatto attaccare, poi ha scaricato a Gallo, il suo braccio non perdona come sempre, e gol del 5-3 Salerno. Valentino Gallo, eccolo qua, Luongo, Gallo sdraiato, ma lì conta solo buttare la palla dentro. C'era anche la possibilità del passaggio al centro, era lì pronto Maione a poter prendersi la sfera, ma un giocatore esperto come Valentino Gallo, che si è rimesso nuovamente in discussione andando e tornando in Campania dopo davvero tante stagioni nella calottina rossovenda del Posillipo, e dopo essere tornato a casa a Siracusa. Beh, parliamo sempre di un bimedagliato olimpico e campione del mondo, ma sempre un mancino di altissimo livello. Partita molto bella, vibrante, più due Salerno, ultimo attacco per il primo tempo per la formazione ospite. Nel dialogo esterno c'è l'espulsione al centro con la superiorità numerica, la seconda per la squadra ospite. Senza mancino prova la soluzione sul primo palo, ma c'erano ben due difensori addosso ed a è Podgornik. Ancora una volta un ottimo intervento di Gallozzi che da diagonale difensivo il tiro questo di Barroso alla chiusura della prima e divertente frazione di gioco, come diagonale difensivo sale sul giocatore sul palo e va sul braccio, quindi era abbondantemente in anticipo. Qui Bulia Basic è nato un po' a memoria in questa superiorità numerica, non avendo appunto letto l'anticipo del centrale salernitano, ed è un primo tempo che si chiude con un vantaggio di due reti, quindi primo break della gara per Salerno. Sì, il break Esposito, Siani e Gallo che hanno ribaltato lo score da 3-2 Trieste fino appunto al vantaggio doppio per Salerno, primo tempo a 150 all'ora, davvero
adesso le squadre sono negli angoli, intanto con le grafiche leggiamo anche le formazioni, ne abbiamo già anticipato di fatto le grandi novità da una parte, quella di Salerno, un po' meno dall'altra, dove Trieste ha confermato tutto il suo roster con l'ingresso di Giuseppe Valentino, la calottina numero 6 di Francesco Ghiara, il secondo portiere che arriva da De Acker a Bologna, neopromossa in Serie A. Con Citro adesso che sta dando la carica sola, vedete sulla sinistra, Bettini invece a destra con il gruppo delle calottine scure che contraddistinguono come sempre la squadra ospite. Partita davvero molto godibile con questo 1 su 1 in superiorità numerica da una parte, 1 su 2 invece per Trieste, che abbiamo visto proprio, ha avuto l'ultima occasione nel primo tempo per trovare un gol, per accorciare il distacco. Trieste probabilmente un po' sorpresa da Salerno, che non è nuova, però ha imprese nella sua vasca, il pubblico di casa si fa sempre sentire, vasca un po' più piccola, compatta, pubblico a ridosso. Trieste è molto più rodata, lo dicevamo anche con Bettini, ha giocato già 7 partite, ha giocato la Coppa Italia e si è qualificata per il turno successivo, mentre Salerno no, perché nel girone di Napoli solo per differenza reti con il Posillipo è rimasta esclusa. Pareggio con il Posillipo e poi ha fatto la differenza reti, il gioco di parole, contro Brescia. Qui Daniele Bettini con Alessandro Maizan, dietro c'è Andrea Brazzati, tutto lo staff tecnico e societario della formazione di Trieste, che dicevo un po' sorpresa, ma ci può stare perché Salerno in casa è sempre un osso duro. Partita molto lunga questa, perché questo va anche detto, alla vigilia potevamo dare un piccolo vantaggio a Trieste sicuramente in base all'ultimo campionato in cui è arrivata in quarta posizione, terza in regular season, ricorderete, in semifinale ha dato il filo da torcere, stava quasi in finale a Brescia, e quindi insomma è una squadra che ha sicuramente un valore tecnico più alto, però qui a Salerno può succedere di tutto come sempre. Per fortuna stiamo vedendo una bellissima partita. Iniziato il secondo tempo di gioco con la palla in mano a Trieste, mezza roba. Sul movimento di entrata c'è un fallo offensivo, lo commette Verlic, e quindi palla recuperata da Gabriele Vassallo, il 29enne, però attenzione, questa è palla sotto, il passaggio rischiato, palla sotto, palla recuperata, mezzaroba batte e se ne può andare a concludere, attenzione perché fallo è venuto fuori dai 6 metri, mezzaroba difende molto bene la posizione della palla con il corpo, e quando c'è l'intervento è un intervento da penalty solare. È stato bravissimo qui mezzaroba, sia nella lettura del passaggio morbido di Vassallo, e questo invece è il rigore, passa davanti, va a certificare proprio il vantaggio e subisce la pressione di Esposito. Rigore corretto fischiato da Scappini, e ora dai 5 metri è il giapponese Inaba. Inaba per il rigore, conclusione a rimbalzo fortissima, 5-4 in apertura dunque di secondo tempo. Nel tabellino marcatori anche Inaba, il miglior under 20 del mondo di 2 stagioni fa. Com'è importante quando c'è il passaggio, ovviamente quando riparte l'azione, la squadra che difende deve sempre avere la percezione del pallone, questo lo si insegna sin dalle giovanili, sempre sapere dove è il pallone, perché come ha fatto adesso mezzaroba ci può essere quel colpo di gambe, quell'inversione ovviamente anche della direzione per andarselo a prendere e magari andare subito a capitalizzare come ha fatto Trieste in questa a inizio di gara, e ora recupera un altro buon pallone, un passaggio ingiocabile di Barroso per il compagno Tomasic. Sì, palla alta, mezza altezza, il difensore lì ha buon gioco, recupera il pallone Salerno, Trieste lo fa con Buriu Basic, ancora un po' fuori dal gioco il croato, lui è campione olimpico, riceve ora ancora il pallone, poi palla a Inaba, Razzi, Buriu Basic, il croato lascia andare il suo braccio destro e pesca il palo, un palo esterno dalla distanza senza qui essere molto pericolosa Trieste. Recupera la palla Gabriele Vassallo, attenzione adesso ai passaggi, infatti lo gioca molto dietro, tranquillo, bagnato in acqua, palla data a Esposito, al centro Tomasic aspetta i rifornimenti dei compagni,
ma c'è la zona M da parte di Bettini, quindi Trieste che si mette a saltare sugli esterni, scaricano, fanno tutto il giro, ancora una volta meccanismo difensivo che non ha funzionato perfettamente, perché scalavano sempre con un tempo di gioco in ritardo e soprattutto è saltato dalla prima in seconda linea, lasciando la conclusione di Parrilli che prende il palo interno, anche una leggera deviazione di Oliva, errore da matita rossa o blu questo. Diciamo forse più rossa che blu, dai. Palla che arriva dall'altra parte ai due metri e c'è il gol di Podgornik che difende molto bene la posizione, ammette la sua colpa Gabriele Vassallo perché il tiro gli è passato sopra la testa ed era dunque ampiamente nelle sue possibilità la parata. 5 pari, rivediamo. Parlavamo della linea giovane nel primo tempo e anche qui Podgornik, un giocatore fatto in casa da Trieste anni fa, 23 quando anni, c'era appunto gioca Piccardo, da... sì. E va a legge che non c'era appunto il giocatore sui due metri, il centrobody di ruolo, si butta e poi riesce a staccarsi e a tirare. Sì, è vero anche, come del resto Vassallo ha ammesso, il suo piccolo passaggio a vuoto, un tiro insidioso ma non irresistibile. No, diciamo che avrebbe potuto pararlo. Vassallo ha ammesso immediatamente la sua colpa. Vediamo intanto Salerno, comunque... poco male, 5 pari, ha perso il doppio vantaggio, c'è la zona M, tanti movimenti e riescono a infilare la palla in centro e non c'era tanto spazio per darla a Tomasic che ha guadagnato l'espulsione, fermato subito Barroso, vediamo questo uomo in più di Salerno, è la seconda opportunità, Barroso lungo le sue finte, riapre dall'altra parte a Gallo che scarica per Bertoli sull'altro palo, la palla è toccata molto bene dal difensore, da Giacomo Bini che ha letto perfettamente, se non ci fosse stato quel tocco segnava a porta vuota. Come prima abbiamo evidenziato l'ottimo movimento di Gallozzi come centrale difensivo, qui dall'altra parte sempre come centrale difensivo l'ottimo movimento di Bini e qui invece una palla affrettata di mezza roba nel traffico, intendeva servire Bego, ma sia Vassallo che Esposito lo hanno quasi, chiuso un quasi po' in una morsa, Vassallo ha dato a fare fallo Esposito pensando che fosse ancora giocatore avversario, invece avevano già recuperato il pallone ma lo perde Salerno, attenzione a perdere palloni così con Tomasic che resta indietro, è un contropiede, Inaba ovviamente non si fa pregare, sempre carico di gambe, questo è il segreto di questo ragazzo che riceve e spara sul primo palo e il gol del vantaggio di Trieste, 3 gol di fila. È un piacere vederlo nuotare, guardate come è stato lì pronto a andarsi a prendere, a chiamare il pallone e passare dalla posizione orizzontale a quella verticale per poi liberare la conclusione nell'angolo corto di tiro abbastanza ravvicinato. Sì. E un parziale di 3-0 in questo inizio di seconda frazione di gioco. Vedi, o meglio inizio mica tanto, siamo quasi a metà. Vedi come va questo gioco, Salerno era avanti di 2, un passaggio sbagliato, un contropiede, un errorino, un'altra palla persa e la partita cambia, si inverte. Adesso Salerno deve fare molta attenzione a Trieste. Palla a Valentino Gallo, giocano a pressing nell'inizio, poi passano e si chiudono a zona quelli di Trieste quando mancano 10 secondi, ma con la palla lontana c'è l'espulsione al centro di Buljubasic, guadagnata da Zeno Bertoli, che sta dando un buon peso lì davanti ai due metri per Salerno. Siani, Gallo che si è accentrato, giocano molto bene qua con il passaggio illuminante di Barroso, ma la conclusione di Esposito viene parata fuori da Oliva, vediamo sul fianco, il fianco davvero esulta, sì, ho visto anche in diretta, sì. Non è caduto nell'angolo corto ed è riuscito a impedire il gol. Questo non capita spesso, la parata col perché fianco era ottima la costruzione, sì, della superiorità numerica. Ora la conclusione di Podgornik molto defilato, sì, non trova, diciamo, buona sorte e ora riparte con ancora un buon ritmo, direi, Ettore, in questo secondo tempo abbiamo girato la boa della metà diciamo della seconda frazione. Diciamo che adesso inizierebbe insomma a avvertirsi un po' di più la fatica nel terzo, poi ancora di più. Vediamo Esposito con calma, Salerno. Valentino Gallo guarda il gioco, poi va da Barroso,
che è stato preso per questo, per le sue capacità di tiro balistiche, ovviamente prova a forzare un po' da sdraiato, la palla va alta. Perché vede che non ha buon gioco Bertoli, era stato ben chiuso da Bini, quindi va a fare un'entrata per cercare di staccarsi con Bego, che non ha grandissime capacità difensive, però non inquadra lo specchio della porta. Ray Petronio, ancora la palla Petronio, il capitano va a segnare un gol pesantissimo, perché quello del più 2, 7-5. Rivediamo conclusione sul primo palo, c'è un movimento a spostarsi al centro del portiere, lui ne approfitta subito, lo prende un po' in controtempo. Anche l'angolo corto abbastanza sguarnito, era un po' fuori posizione Gallozzi e non trova ovviamente qui quella copertura Salerno con Ray Petronio, che ha un'ottima finalizzazione, è stato anche per un anno il miglior marcatore del campionato anni addietro, sì, quindi sì, a sì. Dimostrazione appunto delle sue qualità offensive. 4 gol di fila di Trieste, è iniziato il tempo sotto 5-3, adesso è avanti 7-5. Inizio a pressing, guardate le calottine blu che poi retrocedono come un solo uomo a chiudersi, si arroccano davanti al centro boa, una zona che spesso è M ma adesso non lo è. Ora sì, si sono parlati i difensori. Intanto Valentino Gallo va a prendersi il tiro, letto molto bene in fase difensiva da Verlic, che ha chiuso, ha deviato questo pallone, l'ha tolto dalla porta. Paolo Oliva ha aperto il gioco dunque a Ray Petronio. Provano a affondare il contropiede che poi però è chiuso, allora è giusto ragionare. Petronio ha 15 secondi di tempo, dà una palla al centro dove ha commesso fallo Verlic, il 26enne croato di Rijeka, commette fallo in attacco e si continua a nuotare tanto. Valentino Gallo con il pallone, ecco il siracusano, la sua prima stagione a Salerno. La palla va dall'altra parte ora a Barroso, c'è chiusura di zona M, ancora il traversamento da uno, non lo seguono più, avete visto il raddoppio, è andato a chiuderlo immediatamente, sono passati a uomo. Oliva ha un buon recupero, perché se la palla toccava la corsia sarebbe stato 2 metri, e c'è l'espulsione e time out nella ripartenza, la espulsione di Bertoli di Barroso che aveva concluso e ha subito legato l'avversario, che poteva partire con una controfuga, sarebbe stato un 3-2. Quindi spende il suo fallo grave e Bettini decide che è arrivato il momento di chiamare il primo dei 2 time out che ha a disposizione. Spesso se li conservano quasi sempre alla fine e spesso non li consumano mai. Poi tutti non li riesco. Allora lui, quindi, ha detto, ma sì, io onestamente condivido la scelta, sia perché l'espulsione è arrivata in fase difensiva, intanto stiamo rivedendo qui i gol, questo è il rigore, sì, di mezza roba segnato appunto da Inaba per appunto giocarsi la possibilità adesso Bettini di andare su un ipotetico più 3. 15 secondi, può la squadra entrare nella metà vasca offensiva con Oliva che, dopo che l'arbitro scodellerà il pallone tra le sue mani, potrà riprendere il gioco. Oliva, portiere mancino, lo vedete, impugna la palla con la sinistra. Bini, altro mancino, poi mezza roba, gli avanzamenti, poi la palla è a Mladosic, Inaba, c'è un giro interno da parte della formazione di Trieste per Beppe Valentino, che va alla conclusione, usciva dal palo, è andato a picchiare la palla sulla traversa, poi Inaba recupera e alla fine, quando lascia andare il braccio dopo quelle finte, è letale il giapponese che va a segnare il gol del 8-5 Trieste. Dopo la conclusione di Valentino ha cercato Tomasic di prendersi questo pallone salendo molto in alto, però involontariamente riserve un pallone a Inaba, che vedete come scivola sulla sinistra per impedire all'avversario di avere spazio e quindi avere maggiore spazio lui in attacco, e poi la sua conclusione, tripletta per Inaba, tutte e 3 i gol proprio in questa seconda frazione. Eh sì, ha dato quell'accelerazione di cui lui è capace.
e soprattutto 5 gol di fila, 5-0 di parziale. Guadagna un'altra espulsione intanto Salerno. Valentino Gallo, l'ha presa Tomasic, la guadagnata Tomasic. Valentino Gallo, poi la palla che va a Barroso, lo spagnolo apre a Parrilli, ancora Gallo che va, è stato messo in zona da conclusione più centrale, però questa volta ancora buona lettura da parte della difesa con Podgornik che sporca la traiettoria, la recupera Paolo Oliva, mentre Bini dice aspettiamo, palla sotto l'ascella, mancano 8 secondi. Di Giacomo Bini, giustamente non andare a trovare. Idem anche qua, probabilmente Trieste terrà la palla e ti manterrà l'eventuale superiorità numerica per il prossimo tempo, perché aveva guadagnato una superiorità numerica proprio allo scadere. Si chiude comunque il secondo tempo di gioco, 5-0 di parziale in trasferta, non capita spesso di vederlo. Inquadrato Luca Castagnola, che insieme a Stefano Scappini dirige questo match, lui formalmente della sezione di Roma, ma è Recchelino, lo sappiamo tutti, e questo è Scappini. 5-0. Direi che è un secondo tempo nel quale, a prescindere, al di là dell'aspetto realizzativo, Trieste è stata una squadra molto cinica che ha saputo sfruttare tutti gli errori, vuoi in fase di costruzione o magari anche di inversione del possesso, delle entrate un po' talvolta che hanno creato dei capovolgimenti di fronte, che Trieste però è stata brava nello sfruttarle e soprattutto ha trovato una grande compattezza difensiva dopo qualche svarione anche sulla zona M che abbiamo commentato nel primo tempo, e qui le due cose unite creano il vantaggio di 3 gol, 8-5 nel computo finale, ma soprattutto il parziale di 5-0 perentorio, proprio a dire ci siamo anche noi. Primo tempo abbiamo certamente subito qualcosa, ma ecco, forti i giuliani di aver fatto tante partite anche in campo internazionale, quindi essere maggiormente rodati, quel pizzico in più rispetto ai salernitani che magari non hanno avuto il turno di coppe europee, e quindi questo probabilmente può fare la differenza visto che siamo all'inizio del campionato. Sì, giustamente ricordavi dell'esordio storico in Coppa per Trieste, tra l'altro festeggiato con la qualificazione alla fase successiva. Ha battuto il Mediterraneo 9-6, ha perso con la Stella Rossa 11-9, una partita difficile ovviamente contro uno squadrone come quello serbo, la vittoria anche con l'Apollon per 13-8, poi largo sul Košice per 29-10, ha chiuso con la sconfitta contro il Vasutas 10-7 nel raggruppamento che si è giocato a inizio di ottobre. A fine di ottobre Trieste sarà a Sabac per il secondo turno eliminatorio, in un girone non facile con lo Jadran, il Solaris, Paise d'Ex e la formazione di casa a contendersi i due posti per proseguire il cammino in Europa Cup, la seconda coppa. Sono 4 squadre italiane in Europa Cup che lottano per proseguire per gli ottavi di finale. Savona, Ortigia e Telimar oltre alla formazione giuliana, mentre Brescia e Recco. Brescia deve ancora superare un avversario non facile come il Vasas per entrare nella fase a gironi della Coppa dei Campioni, Champions League, di cui Recco invece ha la wild card sempre, quindi tra l'altro è campione in carica. Recco ha iniziato vincendo agilmente anche il match di oggi contro la Nuoto Catania per 16-3, Savona ha battuto De Acker 14-8, vittoria del Brescia a Napoli contro il Posillipo 11-3, e poi Telimar 12-9 contro Lanzio. Altri aggiornamenti li trovate su federnuoto.it come sempre in tempo reale. Qua noi ci rituffiamo nel terzo tempo di questa partita, tempo della verità. Salerno recupera nettamente questo pallone, lo fa con Barroso e quindi può rientrare il giocatore espulso, quindi è una superiorità numerica che guadagnata alla fine del secondo tempo che Trieste non gioca.
no, annullata così dallo scatto di Barroso, che dà un ottimo contributo in questo caso difensivo alla sua squadra. Recupera il pallone Salerno, dicevamo un terzo tempo molto importante, perché Salerno deve assolutamente far vedere che è ancora viva. La palla che cade al centro, chiamati 5 secondi, ma la palla non è giocabile per Zenobertoli, lontano dal centroboa il napoletano, che arriva proprio dalla Recco, dove ha vinto tutto nella passata stagione, campione di tutto, campionato, Coppa Italia, Coppa dei Campioni. Attenzione, la controfuga con il gol di Razzi, che riesce a passare dove sembrava impossibile passare, sembrava quasi palla sotto anche, perché il portiere è uscito sul tempo. Ora andremo a vedere, la palla gli arriva bene davanti, esce il portiere per un attimo, siamo lì, quasi sotto il pelo dell'acqua, anche lui guarda l'arbitro. Però, diciamo che è molto dubbio, certamente apprezzabile il gesto di Razzi, che vede l'uscita e quindi sposta il pallone, però la palla non per un pelo e per un po', diciamo così, è sembrata sparire, sì. Quindi il dubbio rimane. Se l'ha messa sotto per impedire al portiere sulla di prenderla, sarebbe sì, un fallo, ovviamente. Zona M di Trieste, adesso avanti 9-5. La conclusione di Luongo non passa, poi attenzione, ci sono un po' di trattenute con Bini, ma alla fine Luongo impedisce al difensore di prendere vantaggio. Bini chiama il pallone, i due mancini dialogano della formazione di Trieste. Bini porta avanti il pallone, Mezzaroma è andato in posizione 1, Razzi che si apre, sul movimento di entrata c'è la trattenuta su Inaba, 1-2 velocissimo e gol stupendo di Inaba, davvero la pallanuoto moderna, perfettamente rappresentata da questo giocatore che ha un fisico tra l'altro ridotto. Sottoscrivo, senza centroboa i Giuliani, l'entrata, il verticale con la trattenuta al braccio di Valentino Gallo e dopo aver guadagnato l'espulsione, subito propositivo ad andarsi a prendere il pallone già con le gambe in assetto per poter ricevere e tirare in porta, davvero bellissimo questo suo verticale che non lascia scampo ad un giocatore esperto come Valentino Gallo, che guadagna il fallo grave, il primo della sua gara, subisce ovviamente 10-5, quindi doppiati adesso i padroni di casa degli ospiti con questo bellissimo gol di Naba. Sempre noi lo diciamo, vale il prezzo del biglietto, sempre vale sempre la pena seguirlo, perché è un giocatore che regala bellissima pallanuoto. Si sono chiusi ancora una volta M i ragazzi di Bettini. Salerno prova ad attaccarla, però con circolazione di palla che è molto poco pericolosa, passaggio poi molto parabolato per Barroso che va al tiro chiuso da tante braccia, l'ultima anche quella del portiere di Trieste Oliva, che recupera ancora il pallone, va a aprire su Mezzaroba. Bulio Basic, c'è un po' di spazio, il croato va al tiro, tiro parato bene da Gabriele Vassallo, guardate poi la ripartenza, Luca Castagnola fischia l'espulsione a favore di Salerno e time out di Citro qua con Verlic che è incredulo, non si capacita di questa espulsione subita, poi magari avremo modo anche di rivederla lì, trattenute, spinte, il giocatore di Salerno però sembrava voler andare avanti e Bego non aveva forse, e Verlic non aveva tutte e due le mani sotto. Tiro, vediamo, tra l'altro è Gian Maria Siani che prova a passare. C'è il gomito, diciamo, piegato a 90 gradi di grazie Verlic alla regia, dato. Esatto, la regia intanto sì, precisissima. Complimenti per averci dato la possibilità di poter parlare dell'episodio. Il gomito, diciamo, a 90 gradi con il braccio all'interno del giocatore salernitano di Tomasic, questo ha dato appunto il là all'espulsione data e quindi concessa da Luca Castagliola, con Bego che forse, ecco, l'ha trattenuta con grande mestiere, l'ha ma fatta. L'ha trattenuta, sì. Si è chiamato il suo time out Citro, giustamente direi, qua esattamente come ha fatto Bettini poco pareggia fa, i conti, riordina le idee, porta modo, di là sì, la squadra senza il trasferimento, e poi la squadra che ha bisogno un attimo di
confortarsi un secondo dopo un parziale di 7-0 subito. Valentino Gallo per Barroso, ancora lo scambio, ha letto tutto, indovinate chi? Lui, Inaba. Piccoletto, colpo di gambe, la sforbiciata va a interrompere quel passaggio letto con grande anticipo, poi apre lui il contropiede, mezza roba, arriva Podgornik a rimorchio, palla aperta per lui, attenzione se lo toccano, rigore, molto bene in fase difensiva Zeno Bertoli che proprio ha evitato il contatto e l'ha lasciato tirare a un mezzo metro dalla porta col portiere che chiudeva, ottima azione offensiva ma anche difensiva qui. Salerno però deve sempre difendere, palla in Aba, esplosivo, veloce, furbo, davvero a tutto del grande pallanuotista questo ragazzo che va a segnare il gol dell'11-5. Chiamava il pallone già un paio di secondi prima, guarda. Lo rivediamo a razzi e non ci pensa su, quell'esplosività perché... di cui parlavamo al primo tempo, al secondo tempo, davvero incredibile, una fiondata che non lascia assolutamente scampo. E ora sono tanti i gol, 5 del secondo tempo e adesso 3 in apertura, 5 anche personali, quindi Manita certamente di Naba, ma parlavo appunto dei gol consecutivi che sono 8, iniziano a essere tanti, forse anche troppi per Salerno che ora si intestardisce con Barroso che aveva guadagnato l'espulsione e prova l'alzo e tiro. Sì, poi se Petronio ti metti anche a forzare dire, entra in acqua, sì. Devi rimanere con la testa nella partita e questo ovviamente non era il modo migliore per farlo. Barroso forza il tiro, Salerno perde un uomo in più, era molto importante, ritorna Petronio, abbiamo 10 secondi ancora di possesso, andrà al tiro lui, infatti Petronio va sulla traversa e Salerno recupera il pallone. Siamo a metà del terzo tempo di gioco con Trieste che è rientrata in maniera perentoria, quasi spietata, con un Inaba suntuoso, si è portata dal 5-3 Salerno all'11-5 in due tempi. Si chiude ancora zona M, Zeno Bertoli, palla esterna per Siani, un passaggio che non è né uno né un altro dei suoi compagni, poi una palla che cade ancora dentro, però finisce il tempo di possesso, ha provato Salvatore Maione, 17enne, ad era una mano davanti e chi c'è dall'altra parte, già Inaba che si ferma e va al tiro dalla distanza, si ferma a 2,5 metri dalla porta, 3, preferisce il tiro dalla lunga, 6 gol per Inaba, 12-5. Incredibile, davvero non Guardalo. Lascia scampo alla difesa salernitana, è un tiro che si aspettava sull'acqua, vedete come esce basso Vassallo e invece un tiro a mezza altezza proprio sopra il braccio del portiere salernitano. Eh sì, è vero, si aspettava... giocando una gran difesa con una difesa AM, ma una difesa AM che è pronta a ripartire con davanti giocatori che hanno grandi caratteristiche come Mezzaroba, Inaba, Podgornik, Mladosic, davvero lo stesso Razzi, sempre pronti a portare il vantaggio e ora qui Oliva prova, tenta ad uscire, ma Mladosic commette fallo e Bertoli a guadagnare la superiorità numerica. Un'altra superiorità numerica per Salerno, siamo a 6. Barroso, lungo dall'altra parte, Siani, lo scarico, Parrilli, tiro che però non arriva in porta, si infrange su un muro di braccia della difesa ospite, in particolare quella di Bego, e anche non qui di fatto. Ettore dal primo gol in superiorità numerica, sì. Poi si è spenta la luce, sì. È vero, sulla panchina o meglio negli uomini di Matteo Citro, neanche il time out che ha speso il tecnico salernitano è riuscito a riaccendere proprio la spina. Podgornik, una conclusione alta sulla traversa di Gabriele Vassallo, può riaprire il gioco Salerno che adesso ha rallentato un po' se vogliamo l'attacco di Trieste, ma continua a essere poco pericoloso davanti, quindi il gap non si riduce, anzi sta sempre aumentando. Barroso con Trieste che adesso si arrocca di nuovo a zona,
non batte secondo Luca Castagnola il fallo, e allora è controfuga di Andrea Razzi, 1-0. Il velocissimo giocatore di Firenze si fa tutta la vasca, poi però si fa aggirare dal difensore, che a questo punto è passato davanti, e il suo fallo è semplice. Il discorso che il tocco del braccio non arriva quando il giocatore di Trieste è davanti al Salernitano, ma quando è dietro, e quindi non diventa più un'azione, diciamo, chiara da gol. E quindi a mio avviso qui fa bene Luca Castagnola a dare soltanto il fallo semplice. Sì, sì, confermo, concordo anche io su questa tua visione. Razzi forse ha pagato un po' la fatica di questo ennesimo scatto. Salerno dall'altra parte con Gianmaria Siani, che dà la palla a Bertoli. È un fallo semplice quello che fischia Scappini per Zeno Bertoli. Giocano con il doppio centro, la conclusione ancora di Barroso con la deviazione dall'altra parte dell'altro numero 11, Bini, che lascia la posizione del meno 5 per andare a chiudere l'angolo corto. È vero, è salito in cattedra Trieste, oltre in fase realizzativa, come dicevo, nel secondo tempo, ma anche ha veramente tirato fuori e tirato su un muro. E gol di Bini, che fa l'azione perfetta, quindi toglie una conclusione agli avversari, che era molto probabilmente anche un gol. Porta il contropiede davanti, poi si ferma, ragiona, vede che è lui l'uomo che può andare al tiro. Una finta, guardate, guardando al centro, e poi boom, la botta sopra la testa di Vassallo. Adesso gioca sul velluto Trieste. E adesso è chiaro, davvero la forbice è diventata molto 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 ampia per la squadra giuliana, che con una grande solidità difensiva riesce poi a trovare anche in attacco con un buon margine di gol. Adesso gioca anche più in scioltezza con Bini, che abbiamo visto in quest'ultima azione, a difendere sulla conclusione salernitana e poi andare a trovare lui stesso il gol. 10-0, parziale terrificante di Trieste a Salerno, e dal 5-3 per Salerno si è passati al 13-5 per gli ospiti. Valentino Gallo, c'è la difesa sempre a zona di Trieste, giustamente ha un enorme vantaggio e non vuole rischiare di prendere espulsione. Qua Salerno però riesce a trovare il gol, ottimo Barroso in versione assist man, non è la prima volta. Il passaggio è per Tomasic, lasciato completamente solo davanti al portiere Oliva. Qui gol facile per Tomasic. Sì, una palla che era un po' ballerina, erano già ripartiti i giocatori di Trieste. Ha provato Bini, prendendo anche un colpo sul naso per impedire a Tomasic il gol, che arriva, diciamo così, anche con un pizzico di fortuna. Sì, qua sono stati fortunati, in altre occasioni erano stati un po' meno i giocatori della Raninantes Salerno, che interrompono dunque questo score lungo pazzesco. Di giuro, sì, non segnavano dal fine del primo tempo, gol di Gallo proprio alla fine del primo tempo di gioco, poi 10 quasi di 16 fila. Minuti di digiuno, tanti, davvero tanti. Buonio Basic, il presidente Gallozzi, che ha fatto grandi sacrifici in questa stagione. Ora 5 secondi, prova un no look Mladosic, ma la parata di Vassallo, mancano 10 secondi e tira Gallozzi forse un po' troppo presto. Sì, perché c'è ancora tempo per organizzare un tiro da parte di Trieste, che quasi trova il gol, perché Mladosic si era trovato ancora una volta libero dall'altra parte. Ancora fretta da parte dei giocatori di Salerno. Con Sanchez. Si prende anche un po' una riprimenda, sì, di Matteo Citro, giustamente. 5-1 di parziale di questo tempo. Quindi tra nel centro, nel cuore del match, 10-1 di parziale. Questo è davvero mettere una serissima ipoteca sulla vittoria di una partita che invece nel primo tempo è stata davvero oltre che godibile, ma anche ricca di spunti, dove Salerno
ha sbagliato pochissimo e ha messo in difficoltà Trieste, che forse ha fatto venire fuori la sua maggiore anche caratura dei propri giocatori e anche, diciamo così, il fatto che è una squadra che ha cambiato davvero poco, lo dicevi tu in fase di presentazione, soltanto l'innesto di Peppe Valentino, che è stato tanti anni in Francia, dopo essere stato appunto in Italia la Sport Management, che è andata ad arricchire, ad impreziosire la rosa del presidente Samer, che già lo scorso anno aveva dichiarato, prima dell'ottima stagione di coach Bettini con Trieste, di voler riuscire magari nel giro di un quadriennio a portare lo scudetto. Lo scudetto, l'ha detto, sì, sì, ha detto lo scudetto proprio. A me piace quando si sbilanciano i presidenti, perché di solito siamo nello sport, nessuno che si sbilancia, che può pronunciare questa parola. Invece gli obiettivi vanno posti e vanno. Poi uno se lo raggiunge bene, se non lo raggiunge, insomma, può succedere, ci sono anche gli avversari. Tanto Valerio Salvati dell'ufficio stampa della Finci ricorda anche che c'è un Genova in Corsaro a Roma, vince 10-8 con tripletta di Molina, devastante 5-0 nel terzo tempo per gli ospiti, decisivo dunque per questo risultato. Inizia la partita, l'ultimo tempo di questo match con Salerno che va a giocare il pallone. Data al centro sul pressing con Tomasic che può provare la conclusione. Paolo Oliva para questa. C'è stato un colpo, si lamentano un po' i giocatori di Trieste, credo Tomasic a Buriubasic. Bini, Buriubasic, gioca una palla non facile per Verlic che comunque la riesce a domesticare, poi la passaccio a Inaba, visto quanto è uscito per prendere quel pallone, poi lascia andare il suo braccio, chiede scusa al compagno perché sa anche lui che è un po' forzato, ma era un'azione ormai che aveva pochi sbocchi per Trieste. Quindi Salerno dall'altra parte, Valentino Gallo, il mancino siciliano, ritorna a Zeno Bertoli la sfera, posizione centrale, l'apertura per Barroso che ha sempre le idee chiare, da bene, un'altra palla alla centro dove però gli arbitri lasciano giocare perché Tomasic invece che andare verso il pallone va indietro, non dà la dimostrazione di volerlo giocare, assolutamente chiede, cercare di guadagnarsi un'espulsioncina, diciamo, di mestiere. E invece andando in avanti probabilmente si evidenzierebbe la trattenuta del l'avversario. Ora Mladosic stanco va a tirare in diagonale e para bene Vassallo. È un ultimo tempo con tanta stanchezza, le squadre sono già allungate, non due poteva... tempi hanno davvero sì. Macinato, non poteva essere diversamente, mi verrebbe da dire, no? L'espulsione di Giacomo Bini per la superiorità di Salerno, ormai è un dato che interessa fin poco, la settima. Attacco di Podgornik è falloso, fallo grave, espulso anche lui, è andato a caricare con troppa veemenza Barroso che riceveva il pallone, qua Barroso ha ancora più spazio, un grande stoccatore come lui che poi dà un'occhiataccia proprio verso il giocatore che lo aveva colpito in precedenza, poi lo rivediamo, assorbe. Il tiro sopra la testa perché cambia il braccio in Abba dopo aver tirato fuori il destro, lo mette in acqua per alzare il sinistro, in quel momento giocatore di esperienza nazionale iberico, lui che sarà probabilmente il sostituto quando forse non ce la farà più, ma al momento ce la fa ancora, di Felipe Perrone. È un giocatore davvero che penso che ogni tecnico vorrebbe avere nel proprio roster, soprattutto quando è in condizione e ha dimostrato di esserlo al mondiale, ai noi per noi, chiedo scusa il gioco di parole,
nella finale purtroppo persa dal Sandro Campani dal Settebello soltanto ai rigori. Una bellissima partita, una stagione bellissima quella anche per le nazionali. Guardate in Aba qui l'assist al centro, guadagna l'espulsione di Bertoli. Ivan Bego al centro, si lamentano i panchinari di Salerno per l'interpretazione arbitrale a loro giudizio troppo generosa per Trieste, con Siani che mette il braccio e va a chiudere la conclusione. E allora ci sarà tra poco il rientro dell'espulso Inaba, infatti lo chiamano a gran voce, eccolo qui, si torna in parità. Inaba tira un'altra sassata addosso a Vassallo che quasi si ripara più che parare, mette la palla ai due metri, ancora possesso per Trieste. Più che far gol, qui Inaba voleva riprendere nuovamente i 20 secondi, rimanere in pressione, il tempo è a favore dei giuliani. Ancora Inaba in controllo del match. Beppe Valentino, Inaba va al tiro sull'attacco di Barroso che si prende un giallo per simulazione. Bravissimo, è proprio così, perché Inaba appena ha visto partire Barroso subito ha alzato entrambe le braccia, quindi qui è evidente la simulazione. Guardiamo il giallo per la squadra, superiorità numerica, va fuori Valentino Gallo. Trieste non fa altro che sfruttare gli errori e la fretta di Salerno. Inaba ancora l'assist, lo scarico e il gol, bellissimo questo dialogo tra i tre esterni di Trieste. La palla arriva a mezza roba attraverso un assist di Mladosic, ha iniziato l'azione Inaba, gol in superiorità numerica. Nel triangolo di sinistra c'è la superiorità numerica, lo rivediamo, tre giocatori con la calottina scura e due con quella bianca, quindi lasciano cadere pian piano uno a uno sì, andando appunto a chiudere i giocatori che erano pronti e reattivi per andare a realizzare, con Inaba a servire Mladosic, una bella finta anche la sua, appena sente il giocatore arrivare sulla spalla serve Scodella la sfera a mezza roba che realizza il 14° gol di Trieste. Palla recuperata in fase difensiva da Buliu Basic, quindi Inaba con il pallone porta avanti i giuliani. Mladosic con la calottina numero 12, ovviamente adesso non hanno nessuna fretta. Ray Petronio, c'è Beppe Valentino che è andato a buttarsi dentro come secondo boa, qui fallo in attacco per la spinta di Buliu Basic col braccio sinistro, se l'ha liberato bene, poi però ha spinto quel poco di troppo, tra l'altro non gli serviva più, aveva tanto impugnato il pallone. Secondo assist di Inaba con questa palla diciamo accompagnata, sì, lenta ma di difficile lettura. Di solito la palla al centro non si dà mai lenta, però per come la dà lui, sì, può permettersi, è andato ad attaccare Zeno Bertoli che ha scaricato molto bene a Barroso che qui scarica il suo braccio e Salerno riduce un po' il gap, 14-8, segna ancora una volta lo spagnolo, il suo terzo gol in questo match. E lo rivediamo con Oliva che si assume un po' la responsabilità, sì, tira su le due braccia, lo rivediamo meglio anche da qui, invece probabilmente di ruotarle una e andare incontro al pallone. Anche i due portieri, appunto, dalle loro movenze, si capisce quando loro stessi si accusano dell'errore, sì, magari effettuato. Beh, qui era abbastanza lampante, eh? Tante volte accusano invece un difensore che non ha coperto il braccio, lo vediamo che non ha alzato il braccio giusto, quelli più bravi ammettono il proprio errore invece che scaricarlo. Lo faceva anche Stefano e lo fa Stefano Tempesti sdraiandosi sull'acqua. Stefano Tempesti, un altro record per lui, 30 stagioni. In Serie A1. Saluto carissimo a Stefano. E complimenti ovviamente per un giocatore eterno qual è Stefano. Buliu Basic, ancora la palla per il croato.
con mezza roba, che poi dà la palla al centro. Bravi ancora una volta i giuliani con la giusta calma a guadagnare l'uomo in più, quello che volevano, quando mancano 2 minuti e mezzo alla fine del match. Vanno a giocarsi questa superiorità numerica con Bini che, vedete, si accentra, passa quasi in 3-3, palla Buljubasic che con sufficienza ha visto il buco e l'ha messa lì, ma quasi un tiro telefonato. Ha trovato il braccio del portiere, ma non abbastanza per impedire a questa palla di superare la linea immaginaria di porta. 15-8 per Trieste. Rivediamo Buljubasic, gol del croato, anche lui si scrive nel tabellino. Un tiro sembrava quasi non convinto. Vero? Di sì. Molle, far gol. Sì. Forse anche sembrava, questa circostanza sì, ha ingannato lo stesso Vassallo. Sì, era così sicuro di fare gol che ha tirato piano, sembrava, visto da fuori. Però poi il portiere la tocca, quindi vuol dire che ci stava. Palla non arriva al centro, che aveva guadagnato una buona posizione, arriva sullo scavalcamento e c'è la trattenuta, e quindi Castagnola fischia il fallo grave a Buljubasic, che va nel pozzetto. Salerno guadagna un'altra superiorità numerica. Lungo, Barroso, Parrilli, poi Siani, di nuovo per Lungo, lascia andare il suo braccio, tiro a rimbalzo che si ferma sul palo alla destra di Oliva, recupera il pallone Mladosic, lo riporta avanti. Attenzione, ci avviciniamo all'ultimo minuto di gioco, c'è mezza roba con Petronio sulla fascia destra, al centro sta andando Beppe Valentino, movimento in entrata di Mladosic, palla giocata perfettamente a Beppe Valentino che guadagna l'espulsione. Qua tutto fatto bene da Trieste, sta giocando bene, ovviamente è una partita molto facile a questo punto, con Salerno abbastanza demoralizzata, guadagna un'alta superiorità Trieste. L'ha giocata molto bene finora, prova ancora quel passaggio sul secondo palo dove c'era Beppe Valentino, ancora una palla che non gli arriva per un altro intervento difensivo, quindi Parrilli in questo caso ha rischiato un po', però è riuscito a prendere il pallone. Trieste che sta cercando anche le giocate anche forse un po' anche spettacolari, con passaggio un po' forzato di Michele Mezzaroba, che intendeva servire il difensore Valentino che aveva guadagnato la sua età numerica. Ora un tiro abbastanza schiacciato, sì, sui 2 metri. Siani ha provato Siani ancora una volta, hanno riprovato quello schema che una volta era riuscito, cioè l'attraversamento davanti a Siani per aprirgli la strada. Qua però la difesa di Trieste ha trovato nettamente le contromisure. Ultima azione offensiva per Trieste, infatti Ray Petronio con tutta calma fa capire anche ai compagni col suo atteggiamento che non si forza più niente. Inaba è rimasto indietro in marcatura, va al tiro Beppe Valentino dalla lunghissima distanza, ci sono 6 secondi ancora per Salerno con Gabriele Vassallo che tiene il pallone, perché ormai la partita è terminata, è una partita che termina con il risultato di 15-8 per gli ospiti. È stata una partita molto viva e vivace nel primo tempo, poi dopo Salerno ha perso un po' quel appeal che aveva avuto iniziale, davvero ottimo alla partita, e piano piano è salito in cattedra la formazione giuliana, che ha fatto pesare il suo valore tecnico e tattico in maniera letale. Sì, concordo con te, con un primo tempo davvero molto interessante per la squadra di Matteo Citro, che ha iniziato con un ottimo piglio dove, mettendo in difficoltà sotto l'aspetto proprio natatorio ma anche realizzativo, con delle buone giocate, buone invenzioni ma anche solidità difensiva, riuscendo a trovare il break proprio nella parte finale del primo tempo per 5-3. Poi si, come se avessero un po' staccato la spina, spento la luce nella ricerca appunto di mantenere questo vantaggio, e un parziale di 10-0 è diventato poi 10-1 tra il
nei due tempi, quindi nei tempi centrali del match, che hanno segnato la partita. E nel quarto tempo poi un parziale di 2-2, ma la partita direi che era già abbondantemente finita, era messa appunto in ghiaccio, ma direi già pronto Ettore Miraglia con delle interviste a bordo vasca. Michele Luongo con noi, insomma non è andata per niente bene, partita molto difficile, mi dicevi loro sono molto forti, però voi avete iniziato bene la partita, eravate avanti, poi si è spenta la luce. Sì, diciamo, innanzitutto facciamo i complimenti al Trieste perché oggi ha dimostrato di essere un altro livello rispetto a noi. Noi siamo partiti bene con la giusta intensità, la giusta voglia di fare il risultato, li abbiamo messi in difficoltà da subito, abbiamo fatto qualche errore dietro, però nonostante questo abbiamo fatto i primi due tempi direi molto bene. Poi loro tengono un ritmo molto alto, sono una squadra completa, ci ha messo in difficoltà la loro zona M, siamo andati un po' in confusione, non abbiamo concluso bene, siamo andati un po' in sfiducia, abbiamo preso dei gol brutti sulle loro ripartenze. Diciamo che abbiamo fatto tanti errori, bisogna che ce lo diciamo, perché chiaramente bisogna fare un percorso di crescita durante la stagione, sapevamo che avevamo un inizio non facile di calendario, però dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi, vedere i nostri limiti e continuare a lavorare e crescere, perché siamo un bel gruppo, la squadra ha qualità, ha valore, però è chiaro che lo dobbiamo dimostrare, dobbiamo evitare, come spesso ci succede, i passaggi a vuoto durante la partita. Dobbiamo cercare di tenere il nostro livello di gioco per l'arco di tutti i quattro tempi, perché chiaramente se abbiamo dei blackout durante la partita con queste squadre che hanno questo ritmo, questa qualità di gioco, lo paghi a caro prezzo come è successo oggi. Ci dispiace, però siamo a testa alta e guardiamo avanti. Sì, beh, poi in fondo della prima giornata so che avete avuto anche qualche problema di allenamento, adesso non per trovare delle scusanti, tu hai detto giustamente però le cose vanno dette e dobbiamo reagire. Sarà un campionato molto difficile che vi offrirà tanti modi di reagire, perché esattamente come tu hai detto sono tante squadre forti, c'è anche Salerno tra queste squadre. Ma sicuramente, noi vogliamo recitare un ruolo importante in questo campionato, diciamo che volevamo iniziare diversamente oggi, non ci siamo riusciti perché vuol dire che dobbiamo ancora crescere su molti aspetti. Però, come ho detto prima, non ci demoralizziamo perché siamo una squadra con innesti nuovi, dobbiamo crescere durante il torneo e siamo fiduciosi e sicuri che possiamo solo che crescere e che fare bene. Peccato per oggi perché ce ne dovevamo fare un altro tipo di prestazione, però c'è da dire anche che quando l'avversario è più bravo e ha giocato meglio, bisogna solo fargli i complimenti. Loro è una squadra che l'anno scorso ha rischiato di andare in finale scudetto, se c'è un motivo per quello. Quindi poi hanno sicuramente più partite di noi sulle braccia, hanno giocato comunque un turno di Coppa Europea, noi abbiamo avuto poco modo, di tolto forse la Coppa Italia, di fare partite senza mai fermarci, comunque a questa intensità non è facile tenere la lucidità, dobbiamo cercare di essere lucidi con la testa e con la tecnica a questi livelli per quattro tempi, quindi dobbiamo lavorare per arrivare a questo livello. Perfetto, grazie, grazie per essere stati con noi, complimenti, ciao. Aspettiamo allora Ray Petronio, il capitano della formazione Malabardata, che ci sta raggiungendo, grazie per essere con noi. Ray, intanto ti giro i complimenti del capitano di Salerno, ha detto che grazie. Voi siete una squadra molto forte, avete meritato, siete più alto livello di loro. Ed è giusto il risultato che gli servirà come sprone. A te però ovviamente questo interessa fino a un certo punto. Avete fatto una partita notevole, però il primo tempo come lo vogliamo spiegare? Il primo tempo eravamo un po' contratti, eravamo un po' nervosi e il Salerno comunque ci ha messo in difficoltà, merito anche loro, c'è anche una squadra contro cui giochiamo. E poi siamo riusciti a mettere la partita sui nostri ritmi, siamo riusciti a distenderci e le cose sono andate come volevamo e come avevamo preparato. Cosa vi ha detto Bettini alla fine del primo tempo? È servito qualcosa per farvi scattare quello che è mancato oppure lo sapevate perfettamente anche voi? No, guarda, in realtà Daniele non ci ha detto niente di particolare, non ci ha caricati e... perché comunque ci conosce, sa che abbiamo bisogno di un attimo di tempo per ingranare,
lui comunque è una persona calma, che trasmette calma, e questo ci ha aiutato anche in tantissime occasioni. Senti, qua c'è stata questa bella reazione, perché poi 10-0 di parziale in Serie A non capita spesso in trasferta. Questo dimostra che Trieste riparte esattamente come ci aveva lasciato l'anno scorso. Sì, devo dire una cosa, devo dire che le partite di Coppa ci hanno aiutato un sacco, perché abbiamo fatto 5 partite di alto livello e ci hanno aiutato a riprendere un po' i meccanismi, un po' gli schemi sono ritornati alla testa, alla memoria, quindi siamo riusciti a riprendere il gioco come avevamo lasciato l'anno scorso. Penso che oggi si sia visto in acqua. L'ultima cosa che ti chiedo riguarda in generale il campionato: è salito di livello soprattutto dalla parte bassa, le squadre di seconda fascia, tra virgolette, seconda, sono cresciute molto, quindi alle spalle di Recco e Brescia, che vogliamo lasciare un attimino là, ma voi sperate di no ovviamente, è cresciuto tanto il livello tecnico del nostro campionato. Allora, Recco e Brescia le lasciamo là, ma alla fine li andremo a rompere, vedrete. Il livello si è alzato, quindi quest'anno purtroppo non ci saranno partite facili, non ci saranno partite che vai a giocare rilassato, saranno tutte quante delle battaglie, e speriamo di farci trovare pronti in tutte le occasioni. Intanto complimenti e buon campionato, a presto. Grazie Ray per essere stato con noi. Cambio della guardia, darei Petronio a un altro grande come Francesco Postiglione. Francesco, siamo arrivati in chiusura, ti chiedo proprio un aggettivo per descrivere questa squadra, Trieste. Ma direi davvero molto solida, mi è piaciuta in fase difensiva ma anche molto in attacco, dove è stata cinica, ha sfruttato nel secondo tempo gli errori che Salerno gli ha lasciato, e quindi ha dimostrato di essere quella squadra che tutto forse il campionato si aspetta, una squadra solida, una squadra che vuole rimanere lì in alto. Perfetto, io direi che ci possiamo fermare qui per oggi, abbiamo riaperto il campionato, bellissimo per questa nuova stagione, seguiremo le partite più belle, avremo anche le partite che riguardano la zona calda, come per esempio il Bogliasco contro la De Acker nei nostri piani, ma poi soprattutto avremo un Brescia contro Recco e l'altro remake della finale scudetto, quella femminile, sì. Padova contro Orizzonte Catania, questo nei prossimi quindi programmi. Quindi seguiteci. Grazie a tutti per l'attenzione, da Salerno è tutto, da Ettore Miraglia e Francesco Postiglione. Grazie, ciao.